Si guadagna di più con le azioni della Apple o col succo d'arancia? Ma è realmente possibile fare questo confronto? Che cos'è che dobbiamo sapere sul funzionamento dei prezzi di questi due asset prima di scegliere su chi fare trading? Dove si comprano le azioni della Apple? E il succo d'arancia? E come lo compro? Con quale strumento? Beh, nel primo caso sarà il Nasdaq il nostro mercato di riferimento, mentre nel secondo caso possiamo investire con dei future e comprarli al mercato del Nibot. Ma che differenza c'è tra i due investimenti? Dove si guadagna di più? Beh, per capire realmente le differenze è necessario fare un piccolo passo indietro e parlare di domanda e offerta. Se immaginiamo, ad esempio, della frutta e pensiamo alla relazione tra domanda e offerta, dobbiamo considerare che sono le uniche due forze in campo. Mancano infatti degli elementi preziosi per fare delle considerazioni efficaci, e cioè la produzione, la distribuzione e le scorte. Per quanto riguarda la Apple, viceversa, c'è solo domanda e offerta, nessun altro attore in campo. Questo semplice dettaglio fa una grandissima differenza nei meccanismi di previsione del prezzo. Infatti, i prezzi dei future delle materie prime, oltre ad essere influenzati naturalmente dalla relazione tra domanda e offerta, risentono dei costi di produzione, di immagazzinamento, di trasporti e anche di altre componenti. Tra l'altro, con i future, più la scadenza è distante, e maggiore sarà l'incidenza di queste componenti. Quindi, a differenza delle azioni della Apple, che dipendono esclusivamente dalla relazione tra domanda e offerta, nel caso del succo d'arancia questa relazione tende a mantenersi piuttosto stabile, mentre saranno molto più influenti le stagioni che determinano la variazione nella produzione e nelle scorte. Quest'ultimo passaggio rende molto diverso l'investimento sui due asset. Mentre per le azioni è necessario un metodo di analisi previsionale complesso e spesso un po' erratico, con le materie prime è fortissima la componente stagionale, che ogni anno agisce sempre nello stesso identico modo e sempre nello stesso periodo. Dunque, la vera domanda non è tanto dove posso guadagnare di più, ma piuttosto dove posso costruire un piano di trading più efficace, più oggettivo, con maggiori probabilità di successo e conseguentemente con un molto più marcato controllo del rischio.